Ciao. Ciao, ho Cosa hai fatto? fatto le cipolline per mettere sotto aceto. Queste qui sono proprio piccole così apposta per mettere sotto aceto. Quindi, questo qui no, questo qui per, ma queste qui piccoline vanno bene per mettere sotto aceto. Spiega cosa hai fatto. E non te la spiego perché poi dopo tu impari, dopo il Ah! mestiere, dopo mi rompi. Guarda, no, ma ne ho ancora tante dentro, non ho finito perché. Ne ho ancora tante, ma comunque guarda che sono veramente belle. Guarda che bella treccia che ho fatto, una Ma bella. adesso devi farle seccare. Non ho capito perché le hai messe fuori. Le ho messe fuori per poter che prendano un colpo di sole, perché sono appena colte e sono verdi, devono seccare, se no marciscono, devono seccare. No, solo un colpo di sole, poi dopo li ritiro. Un colpo di sole, poi dopo li ritiro. E vai, raccolto cipolle oggi. No, ma non le ho raccolte tutte, poi alla volta, io sono vecchia, ci metto un po' di tempo, eh. Poi faccio una bella, la 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 la. Queste qui sono da mettere sotto aceto, ma sono buone. Come sono? Da mettere, le No, metto no, come sono? sotto aceto con un pochino di zucchero, un pochino di sale, e è così. Io faccio le mie cose, a me piacciono così. Magari tanto no, ma io a me piace così, piace così, mi piace così, mi piace così. E ma ne ho tante, mannaggia. Le ho messe giù e adesso devo lavorare. Se non li mettevo giù non lavoravo. Hai messo giù? Adesso lavora. Davide, quando vieni a casa li mangiamo. Li mangiamo in insalata. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Ciao, 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 ciao.